anche raccontare un po' questo portale che magari tanti usano, vedono, eccetera, ma che è frutto anche così, una storia lunga, diciamo, di scommessa. Personalmente io vengo dall'esperienza, diciamo, di formazione indipendente al tempo del secolo scorso, che era rappresentata dalle radio libere, per cui ho iniziato quando giovane, diciamo, a trasmettere Radio Share di Padova, che insieme a altre radio libere di movimento è stata una delle prime, diciamo, esperienze in cui anche noi allora ci confrontavamo con questa necessità, con quella di superare il concetto dell'informazione intesa come propaganda di quello che fai, ma quella invece di scommettere sulla possibilità di costruire una comunicazione e una capacità, diciamo, anche di andare oltre la propaganda politica, che ancora si faceva di quelle cose che ormai sono desuete, diciamo, il senso di sfidarsi innanzitutto su un terreno che secondo me è rimasto ancora di attualità, anche se il mondo è completamente cambiato, ed è il fatto che ci deve essere sempre, diciamo, una sfida collettiva nell'affrontare il rapporto con le tecnologie dal punto di vista di quello che comportano, pensando sempre che, si diceva il secolo scorso, diciamo, il rosso vince sull'esperto, cioè che c'è una capacità, se abbiamo qualcosa nel cuore, se abbiamo qualcosa che ci porta, diciamo, anche a scommettere collettivamente sulla possibilità di costruire qualcosa, anche di piegare a quello che ci interessa, diciamo, le forme della produzione tecnologica che esistono intorno a noi. Chiaramente questo discorso, allora, quando c'era la radio libera, era il fatto che praticamente abbiamo acceso dei trasmettitori, abbiamo emesso un segnale e intorno a quello abbiamo costruito, come in tantissime anche, diciamo, l'esperienza italiana, questo fenomeno molto forte in Italia, che è stato quello delle radio libere, che però affondavano proprio la radice nel fatto di dire: non vogliamo lasciare la comunicazione, che allora era la radio e la televisione, basta, diciamo, nelle mani del potere, ma invece noi stessi protagonisti, diciamo, diretti, appropriandoci e costruendo a partire dalle nostre capacità creative, cooperanti, collettive, diciamo, anche dei nostri segnali, dei nostri momenti, diciamo, di comunicazione. Parto da questo perché penso che, diciamo, anche con diciamo, diversità, le cose che poi proveremo anche a tracciare, questo concetto della scelta di essere una, di dare, diciamo, alle proprie sfide comunicative un aspetto collettivo, di costruirle, diciamo, pensando che sono una parte integrante della possibilità del cambiamento, penso sia qualcosa che ci può accompagnare anche adesso in un mondo che è completamente diverso dal punto di vista di quello che la comunicazione è, di quello che l'informazione è, ma soprattutto dal punto di vista di quello che la produzione sociale è, perché come diceva prima Antonio, oggi quando tu parli di comunicazione e di informazione non parli solo di una sovrastruttura esterna che viene utilizzata per creare un'opinione pubblica che poi produce, diciamo, in alcune forme predefinite, ma parliamo oggi di quell'insieme, di quel terreno, diciamo, di scontro che è la nostra stessa vita, la nostra stessa esistenza, e di quanto dentro questo c'è libertà e di quanto dentro questo c'è tentativo di sfruttarla anche, diciamo, nell'aspetto politico complessivo della vita. Per cui non è che oggi tu ti trovi di fronte a una necessità di lottare solo nel posto di lavoro o nella cosa che fai, ma anche proprio di liberarti da un punto di vista personale, diciamo, anche collettivo, da tutto quello che complessivamente è il tentativo di mettere a valore i tuoi sentimenti, la tua creatività, la tua vita, diciamo, e usarla per una riproduzione anche produttiva in questo mondo che resta un mondo che è basato sul fatto incredibile, siamo ancora nel 2013, che alcuni hanno tantissimo e altri non hanno niente, che sintetizzandolo, secondo me, senza fare grandi ragionamenti, è ancora una cosa pazzesca che oggi al centro, cioè viviamo in un mondo dove tutti potremo vivere bene, dove la capacità complessiva cooperante dell'umanità ha prodotto e potrebbe produrre anzi un benessere inteso anche qualitativamente diverso da quello che possediamo per tutti, e dove invece abbiamo disparità che sono assolutamente macroscopiche e che peraltro vengono accettate nella più come si può dire, acquiescenza di normalità, ma quasi nessuno più si scandalizza che ci sia qualcuno che ha 20.000 volte, 30.000 volte più di quello che noi possediamo, sembra una cosa quasi data merito di chi è più bravo, chi è riuscito, diciamo, anche ad avere una capacità sociale più ampia. Come
come se questa capacità che permette ad alcuni di aver tanto e ad altri di aver niente non fosse anche questa prodotta dall'insieme di tutto quello che noi costruiamo, diciamo, con le nostre vite collettive ogni giorno. L'esperienza di Global Project perciò nasce dal punto di vista formale, diciamo dopo Genova, che ha segnato per certi versi nella storia del mediativismo italiano e mondiale uno scarto non indifferente, non diventi, viene in media, è il fatto di essere te stesso mediativista, di poter diciamo superare la divisione fra fruitore e produttore della comunicazione, è stato un grande passaggio che in quegli anni si è accompagnato ovviamente a quello che era successo negli anni precedenti, cioè la nascita di internet, del web, di questa dimensione, diciamo, che ha prodotto un cambiamento epocale della delle nostre stesse esistenze. Per cui Global Project nasce proprio dalla scommessa di pensare che anche su questa questione di internet, del web, eccetera, c'era la possibilità di agire da un punto di vista di scelta di campo. All'inizio, io mi ricordo quando c'erano sono abbastanza, diciamo, non sono una grande tecnica, diciamo così, ho sempre colto le cose più per quelle si possono usare che non da un punto di vista anche della grande capacità personale. Ancora a volte ho una certa difficoltà, diciamo, con tutto quello che ci circonda. Però mi ricordo quando all'inizio delle prime sperimentazioni di internet esistevano le prime GPS, allora per esempio intorno a l'esperienza di Sherwood abbiamo creato un primo network attraverso le BBS, che era proprio lo scambio nei computer di testi e basta, con alcuni compagni danesi che avevano fatto una prima TV pirata che era in Danimarca, con alcuni compagni spagnoli di Barcellona che avevano creato un'agenzia stampa che iniziava a usare le prime BBS, eccetera, e con la rete delle radio libere italiane, perché intravedevamo, e l'avevamo chiamata European Counter Network, perché intravedevamo da un lato la possibilità appunto di usare anche questa cosa così nuova che si prospettava all'orizzonte per creare reti e tessuti di relazione sociale, di azione dei movimenti che per la prima volta ci davano la possibilità per esempio di pensarci ad un livello europeo, cosa che in quegli anni, diciamo, sto parlando del 90, 91, così era assolutamente pionieristico, diciamo. E dall'altra perché comunque anche in quel momento ci sembrava che anche questa tecnologia, che molta parte del movimento per esempio criticava perché diceva è solamente uno strumento, passato in termini, dei valori per sfruttare meglio, per cui bisogna distruggerlo, non anzi bisogna allontanarsi, eccetera, eccetera. In quel momento lì, mentre alcuni dicevano così, noi abbiamo detto no, come tutte le cose è la vita, è la realtà, è quello che cambia, dentro bisogna starci, bisogna combattere anche in questo spazio per farne, diciamo, un uso differente. Per cui da questo inizio molto pionieristico di avventura nel web sono iniziate le prime sperimentazioni, per cui sempre più importanti di movimento, diciamo i centri sociali, le radio si iniziano ad avere i loro primi portali, che si vede, i primi siti web che si vede adesso, sembra veramente una roba d'archeologia, non so, proprio, cioè ci pareva già tanto poter mettere le cose, mettere le foto, diciamo, insieme al testo. Da questa, chiaramente Genova e il movimento No Global sono stati invece l'impulso a comprendere che tutto questo poteva essere agito in una potenza che addirittura ti spostava sul piano globale, ti poneva immediatamente qui e altrove, cioè col fatto che quello che tu facevi, tutto questo, diciamo, ti arricchiva arricchiva, diciamo, anche da un punto di vista della possibilità di avere fonti e dirette, diciamo, di informazioni, di notizie, di idee, di sperimentazioni che altrimenti, diciamo, non avresti potuto ottenere. Su questo è stato fondamentale anche gli stimoli che sono venuti in quegli anni dal movimento zapatista, con questo uso che hanno fatto venendo dalle comunità indigene loro per primi, con i discorsi di Marcos, eccetera, di un modo di porsi ad un livello che era globale, e mettendo insieme, diciamo, un po' tutte queste suggestioni siamo arrivati poi a Genova, al movimento No Global, e a tutto quello che ci ha dimostrato che appunto si era finalmente rotta o poteva rompersi una capacità cooperante nuova, proprio questa definizione, diciamo, tra fruttore e produttore della comunicazione. E da lì poi si è aperta, diciamo, il tempo nuovo nel quale viviamo, in cui tutto questo che sembra preistoria è diventato invece il fatto che ognuno di noi è integralmente connesso, che ormai pensarci senza telefonia,
diciamo esiste sembra impossibile, no? Per cui c'è questo nostro essere nel villaggio globale costantemente connessi e anche con la ricerca molto più difficile forse per certi versi di cosa significa in questa corà enorme in cui tutti siamo costantemente connessi costruire diciamo un terreno di pratica comune, un terreno di ricerca collettiva ed non un rapporto individualistico diciamo anche con la rete. L'altro grande, vado a salti perché ovviamente su ognuna di queste cose ci sarebbe tantissimo da dire, insomma l'altra cosa che per cui da lì è nato Global Project, la cosa che ci ha portato 2 o 3 anni fa a cambiare ulteriormente il portale e a costruirlo come voi lo vedete adesso è stata diciamo una scommessa ulteriore, cioè iniziava ad essere il periodo della sperimentazione del concetto di web 2.0, per cui dei social network, per cui di un'interazione che si faceva appunto possibile diciamo in termini ampi e non più in termini solamente di sperimentazione. Era il tempo in cui il concetto e il dato della multimedialità non era neanche più un dato di cui dovevi discutere, perché in realtà diciamo lo scritto, il parlato, l'audio, l'immagine, il video naturalmente diciamo si mischiavano in una dimensione di possibilità per tutti di accedere come produttori e come utenti, per cui abbiamo pensato che era giunto il tempo anche per il nostro portale, la prima edizione diciamo di Global Project, di provare a cambiare. E la discussione è stata personalmente diciamo per me anche parallela per esempio ad una scelta che abbiamo fatto con Sherwood, la radio FM storica, di abbandonare le frequenze FM e di saltare definitivamente nel web con una sperimentazione multimediale. Mischio un po' queste cose diciamo un po' della terra da cui provengo con l'esperienza generale, perché poi come dire è anche un vissuto personale insomma di tanti anni di storia. E la nascita del nuovo portale che voi vedete adesso di Global Project partirà da alcune considerazioni. La rottura definitiva del concetto della redazione, anche come l'avevamo vissuta nei tempi passati, intesa come un gruppo comunque ristretto, collettivo, allargato quanto vuoi, però diciamo comunque ristretto di persone che in un luogo fisico, in una città, in un posto, diciamo, producevano un ragionamento su uno strumento di comunicazione. Per cui la prima cosa è stato quello di pensare a un portale dove il concetto della redazione fosse qualcosa completamente online, completamente attraversabile e anche al di là della fisicità e al di là diciamo della provenienza particolare anche di storia diciamo delle persone. Per cui la prima idea è stata come possiamo creare un portale in cui chi ci immette le notizie possa essere appunto qui e dovunque, possa essere diciamo un lavoro costruito diciamo in una dimensione di questo genere. Contemporaneamente però non volevamo neanche fare un portale stile Indie Media Italia diciamo o Indie Media Internazionale in cui semplicemente l'accesso di ognuno era dato al fatto che ognuno poteva postare i propri interventi in maniera assolutamente libera, perché volevamo cercare, ed è questa anche la scommessa di Global Project, di costruire l'apertura, la possibilità perciò della partecipazione